Buonasera, sono Anna Mittone, sono qui nella biblioteca di Guru Munevano per presentare il mio secondo romanzo che si intitola Come ti vorrei ed è la storia di un gruppo di quarantenni che per una notte si ritrovano ventenni e sono molto felice di essere qui perché questa è un po' la mia seconda città. Qua tra Napoli e Guru Munevano ci ho vissuto 10 anni e quindi mi fa piacere essere qui stasera, grazie. Buonasera, buon pomeriggio e grazie di essere qui per il secondo appuntamento dell'evento Autunno-Inverno Piovono Libri. Siamo alla terza edizione. Stasera abbiamo l'onore di avere tra noi Anna Mittone, una sceneggiatrice televisiva che ha realizzato numerose collaborazioni in alcune serie di grande successo, come Un medico in famiglia, Elisa di Limombroso e Un posto al sole. Magari sono dimenticato qualcosa? No, vabbè, queste diciamo sono tra le più importanti. Come scrittrice emerge con il suo primo romanzo Quasi quasi mi innamoro. Oggi siamo felici di averla qui tra noi a presentare il suo secondo romanzo Come ti vorrei. Allora, buonasera a tutti, vi porto innanzitutto i saluti del sindaco che purtroppo è super impegnato, insomma, e quindi non riuscirà a passare, anzi in realtà anche io penso che resterò purtroppo questa volta per poco dal momento che abbiamo una giunta nell'imminenza e poi altri impegni. Volevo innanzitutto dare il benvenuto all'autrice Anna Mittone, al professore De Rosa e niente, vi ringrazio ancora di essere qui al secondo appuntamento. Volevo in realtà approfittare per fare i miei complimenti all'ottimo operato dei nostri della bibliotecaria di Rosa, insomma di Rosario e insomma degli altri collaboratori della biblioteca. Grazie ancora. Anna mi ha mandato il libro quando ancora era, diciamo, ai primi capitoli e in realtà mi ha rovinato l'estate perché lei non aveva scritto ancora gli ultimi 3 capitoli, per cui sono rimasto il mese di agosto con questa ragazza Francesca che cambia da me e non sapevo questa Francesca che fine avrebbe fatto. Allora, il libro è secondo me presentato, almeno negli organi di stampa, in modo sbagliato, cioè come un romanzo femminile o come di una certa nicchia, cosa che in realtà non è. Il libro parla di un, poi Anna ci darà qualche dettaglio in più, è in realtà il racconto di una trasformazione di una persona, cioè di una donna, sua compagna, che coglie l'occasione di una festa e decide di andare a fondo, capisce che è arrivato un momento in cui non può più raccontarsi storie, deve capire che cosa è successo a un certo punto della sua vita e per la prima volta ha il coraggio di lasciare tutte le indecisioni alle spalle mettendosi in gioco.